Civil Week 2024 ci troviamo a Cinisello Balsamo in compagnia di Riccardo Visentin, sono assessore del comune di Cinisello Balsamo con delega alle politiche sociali, welfare e centralità della persona. Cosa avete organizzato per questa Civil Week? Per questa Civil Week, quindi la quarta edizione, noi abbiamo aderito subito dalla prima edizione che poi purtroppo è stata bloccata dal Covid e abbiamo organizzato una serie di eventi, questa volta strutturati all'interno della nostra città, non concentrati in uno spazio unico, che prevedono la partecipazione, come lo chiede, lo richiede la Civil Week, il motivo per cui viene creata la Civil Week, una partecipazione attiva dei cittadini con delle attività o dei progetti i più disparati. Quest'anno, come ricordava ieri il Presidente Mattarella nell'apertura della Milano Civil Week, si parla di Costituzione e si parla in particolare dell'articolo 118, del coinvolgimento dei cittadini nel bene comune, quindi attività che prevedano appunto una cittadinanza attiva. Gli interventi sono diversi, oggi siamo qui nel quartiere di Sant'Eusebio con dei ragazzi che hanno suonato, dei ragazzi delle scuole, questa mattina abbiamo avuto una festa con dei ragazzi disabili, hanno disegnato, ieri abbiamo fatto un incontro con dei cittadini di una cooperativa immobiliare spiegando quali sono le opportunità per loro per sentirsi più partecipi alla vita della città. Poi ne avremo anche domani fino a giovedì con l'evento conclusivo in Villa Casati Stampa, dove ci sarà un bellissimo aperitivo prima di tutto in una cornice eccezionale e poi seguita da un mini convegno, un confronto sul valore del volontariato. Quindi inclusività e valore della persona, diciamo, sono anche i temi principali. Sì, certo, l'essere inclusivi è fondamentale, il valore della persona, come dice tra l'altro anche una delle mie deleghe, centralità della persona, noi cerchiamo di mettere al centro la persona su ogni attività, quindi la Civil Week cade ormai a fagiolo da quattro edizioni e siamo molto contenti di avere aderito dall'inizio e di essere protagonisti anche nel nostro comune. Grazie mille, buona Civil Week. Grazie a voi, grazie.